caso lo sbattere i pugni sul tavolo dell'Europa non dia alcun risultato, pur con quanta veemenza questo venga fatto, qual è secondo te la strategia migliore di uscita dalla moneta unica o di minaccia di uscita? E sei d'accordo con la strategia proposta da Warren Mosler? E soprattutto, una volta usciti, quale piano industriale individueresti o progetteresti per l'Italia? Dunque, la domanda è la classica domanda da 1 milione di euro. Secondo me bene farebbe il governo a convocare una commissione di esperti che valutasse attentamente tutti gli aspetti legati ad una possibile uscita dall'area euro, intendo sia gli aspetti di tipo economico e sociale, ma anche per esempio gli aspetti giuridici, perché non è tutto così chiaro rispetto per esempio a quanta parte del debito pubblico sarebbe ridenominato nella nuova valuta, quanta no, insomma credo si aprirebbero alcuni problemi giuridici di non facile soluzione, e quindi credo che il governo bene farebbe a convocare i migliori menti di cui dispone per studiare un piano d'uscita. Naturalmente questo piano d'uscita è impensabile che possa essere tenuto segreto, viviamo nell'epoca di WikiLeaks, insomma. Credo che tuttavia non dovrebbe essere strombazzato, dovrebbe essere condotto, messo a punto in termini molto rapidi e poi dovrebbe essere utilizzato in sede europea per fare pressione sui paesi che come la Germania continuano a chiedere ostinatamente politiche di austerità e che potrebbe anche essere utilizzato per tentare un coinvolgimento di altri paesi, soprattutto i paesi periferici, ma persino la Francia, che condivide una parte dei problemi che ha il nostro paese. Che cosa dovrebbe contenere quel piano? Naturalmente i provvedimenti dovrebbero essere individuati da quegli esperti. Io credo comunque che in linea generale alcuni provvedimenti in caso di uscita sarebbero fondamentali. Il primo provvedimento sarebbe quello di un sistema di indicizzazione dei redditi da lavoro, almeno parziale dei redditi da lavoro, perché altrimenti in caso di uscita i costi dell'uscita dall'area euro rischierebbero di gravare interamente sulle classi lavoratrici. Abbiamo già visto questo fenomeno in atto in seguito all'uscita dell'Italia dallo SME nel 92-93. Allora non si generò una fiammata inflazionistica, ma la ragione per cui non si generò è che vennero nell'immediatezza dell'uscita dall'euro vennero approvati alcuni provvedimenti, vennero in particolare stretti alcuni accordi sindacali che consentirono di tenere molto basso il costo del lavoro, cioè in qualche modo furono le classi lavoratrici italiane a pagare quell'uscita. Io credo che questo si debba evitare, e questo tra l'altro è uno dei problemi che emergono nella discussione sui possibili vantaggi o svantaggi legati all'uscita, perché se guardiamo alle esperienze storiche concrete di sganciamento valutario, la maggior parte di queste esperienze storiche è segnata da un calo verticale della quota salari e anche del salario reale nei 4, 5, 6 anni che seguono l'uscita, che seguono lo sganciamento. Anche se, come dimostra lo studio di Brancaccio e Garbellini, non è poi la quota salaria, che non è poi una diminuzione estrema, ecco. No, ma certo, questo sarebbe in ogni caso da evitare. Naturalmente il punto è capire se l'uscita possa arrecare dei benefici alle classi lavoratrici, e bene tener conto che appunto lo scenario non è uno scenario di inversione di tendenza, rischia a certe condizioni di essere uno scenario in qualche modo di incontinuità con quello precedente. Naturalmente quindi una serie di provvedimenti che garantiscano il potere contrattuale delle classi lavoratrici sarebbero necessari, così come naturalmente sarebbe necessario un sistema di controllo dei prezzi di alcuni beni e servizi basi. Naturalmente in caso di uscita l'altro problema grosso che si porrebbe è quello del sistema bancario e probabilmente anche del sistema assicurativo, che entrerebbero immediatamente in sofferenza per via della riduzione di parte del valore patrimoniale. Questo implicherebbe un intervento diretto dello Stato, che secondo me dovrebbe essere in termini di nazionalizzazione totale o parziale di alcune almeno delle maggiori banche italiane e del settore assicurativo, altrimenti il sistema bancario italiano rischierebbe di collassare. Un altro provvedimento necessario, secondo me, anche se questo sarebbe naturalmente un provvedimento più di lungo periodo, è quello del varo di un piano energetico. Il nostro è un paese trasformatore da sempre,
è un paese cioè che trasforma materie prime in prodotti finiti che in buona misura vengono venduti. La nostra è pur sempre un'economia export-led, anzi io credo che in futuro bisognerebbe puntare più sulla domanda interna, e proprio perché siamo un'economia di trasformazione il peso delle importazioni energetiche è molto elevato. Io credo che bisognerebbe finalmente varare un piano di risparmio energetico, di riduzione della dipendenza del paese dagli idrocarburi ed anche di rinegoziazione, di revisione degli accordi del nostro paese con altri paesi, con i paesi fornitori. Questi almeno sono i provvedimenti necessari in caso di uscita dall'euro. Naturalmente l'altro provvedimento fondamentale che non ho citato, ma è forse il primo provvedimento che il governo dovrebbe prendere, è quello dell'imposizione di controlli sui movimenti di capitale. Perché in assenza di controlli sui movimenti di capitale, tutto quello di cui ho parlato fino ad ora semplicemente non ha senso, non sarebbe possibile. Bisognerebbe cioè impedire da un lato la fuga di capitali verso l'estero, magari verso paesi fiscali, verso altri paesi, e dall'altro naturalmente bisognerebbe iniziare a selezionare anche i capitali in entrata. Per quanto riguarda invece le merci, io ci andrei cauto sui dazi, anche se alcuni dazi intelligenti, per esempio una bella tassa sui SUV che riduca le importazioni di quel tipo di prodotti nel nostro paese, per esempio evitare SUV tra i centri storici, sono una serie di provvedimenti che si possono adottare, credo avrebbe un impatto positivo sul piano ecologico e anche sul piano della bilancia commerciale italiana. Dunque qualcosa si potrebbe pensare, però ecco, provvedimenti fondamentali: nazionalizzazione del settore bancario, difesa del potere d'acquisto delle classi salariate e soprattutto controllo sui movimenti dei capitali, e in futuro piano energetico e, a mio avviso, anche ingresso del settore pubblico, partecipazione diretta del settore pubblico nelle decisioni che riguardano e il livello e la composizione del prodotto nazionale. Senza questo nessun modello alternativo di società è possibile.